Ecco qua, inizia la maglia longa, andiamo subito all'erogazione biciclette. Maglietta d'ordinanza. Ah, brava. Come va con le biciclette? Benissimo, sono quasi arrivati tutti, mancano tre desaparecchi. Fantastico. È stato facile. Oddio, come dire, il prelievo è sempre facile. La consegna è il problema. Bisogna arrivare a farsi restituire il 99%. Abbiamo un sistema fallibile. Bene, bene, molto bene. Ciao. Sempre accesa. Sempre accesa. Ciao, saluto gli accesa, amici da casa. Ciao. 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 Mi dai il mio tesserino? Adesso è accesa. Ciao. Ciao. No, vuoi fare commenti? Ciao Giova, com'è andata l'assegnazione del cartellino? Bene. Hai avuto problemi? No. Perfetto. Grandissimo. Gli altri che hanno problemi, oggi devo smontare. Sono gli altri che hanno problemi con te. Carica 14 bici, gonfia 1000 ruote. Bravo, bravo, io ho cambiato la ruota davanti oggi. Ciao! Piacere. Io devo ritirare il cartellino. Sì, voi arriverete. Barney, Matteo. Barney con la B. Con la B. Se no andavo da Fava. Mi pare che... Che non capisco perché qua c'è tutta la fila e il Fava non ha nessuno davanti. Ecco, sì. Qua anche tutto fatto. Perfetto. Sì. Fantastico. No, se vuoi darmi una spiegazione, scusami, ricancelliamo tutto. No, non so come funziona. Come funziona? Benissimo, allora. Senza di questo non ti danno la degustazione. Sì. Ogni volta che vai a prendere il piatto ti metteranno un segnetto e puoi andare da qui. Non lo perdere. Va bene. E se lo perdo me lo rubano, me lo portano via? Non bravo. Fantastico. Ciao ciao. Ciao Claudia. Ciao. Come sta andando? Cioè, lui ha passato l'ultima settimana a montare questa cosa. A quanto state? Avete dato? Avete fatto? Bravi, bravi. Fantastico, quindi è quasi finito. Vabbè. Posso prendere? Che devo consegnare le chiavi. È uguale. Grazie caro. Barucca, tutto bene? Grandissimo. Questo è il video ufficiale della maglia longa. Bellissimo. Una frase sulla maglia longa. Grazie. Incasso io a nome degli altri. Il rapporto con le forze dell'ordine è sempre improntato alla stima e al rispetto reciproco, con un tocco di cordialità che contraddistingue sempre il nostro presidente. La Giacomin. Che ci presenti stasera, Giacomin? Ah, sarà uno spettacolo degno di... Una birra, kebab, mi metto qui e vi saluto. Il cicloturismo in Italia e i prodotti italiani biologici che troverete nelle varie degustazioni delle tappe. E poi ritorneremo qui verso le 9:15 dove si svolgerà un po' l'evento finale della maglia longa e con la riffa finale o una breve conversazione insieme su quanto accaduto durante la giornata. In ogni tappa troverete delle degustazioni per mangiare. Sono tutte gestite da dei volontari, quindi siate carini con loro perché è da stamattina che stanno montando tutto quanto, quindi anche se 27 km all'interno di Roma, è una passeggiata, quindi non è competitiva. Sarete accompagnati dall'associazione Natura Amici, che sono riconoscibili dalle magliette arancioni e dal pratino verde che sono a supporto per chiudere le croci. Il vino c'è per tutti. Signori, buona maglia longa a tutti.
on the road we've worn, the forlorn love and the peace for us. Sure, I'd say at least I played down all my bets. Got your family living in a couple threes, tear laughter and a couple threes. So I ain't figured out how to pack out a rim just yet. Back to you, send a death a bag of back of me cigarette. Future stop and bang. Songs about a ride of strength. Reach out and think a bit longer about where we went on wrong. We'll be running out of there for my strength of song. Coraggio, coraggio. Should hope you know I'd die for you if called to do so. But I'm being courted by California, Tennessee. Wait at the gate, wink away a tear. Talking on the phone, now for the guys in fear. Dave working next to the board, my way is. Cosa c'è qua? Sempre io, torno in verte di Erza. Bianco rosso. Mi dica quello che c'è, bianco. Grazie. Questo? Prego, alzo con la pezzo di grazie. Prego. Come va qua? Basta il vino, sì, non è che è poco. No, voglio vino. Senti, ma è vero che Elena sta offrendo favori in cambio del voto per la prima tappa, per la tappa migliore? Guarda, è una cosa che sembra a te. Vi ricordo che ci potete votare come migliore tappa. Ricordatevi dei nostri sorrisi, bianco rosso. Allora Marco, questa è la tappa tua, sì, Marco Tagliocco, eccola qua. Allora questa è la tua tappa, sì. La prima, andava tutto a posto? Sì. Quanto ci avete messo? Una mezz'oretta a smaltire tutti? Più o meno sì. Più o meno sì. Bene, meno, bene. Sì. Due belle file, sono state abbastanza veloci, la gente era abbastanza contenta. Sì, bene, bene. Ho arrivato anche il vino a sorpresa. Ah, non fantastico. Era buona quella con le castagne, non male. Ce ne stanno di altri tipi, ci stanno ancora se ne vuoi. Bene, bene, andiamo a mangiare. Grazie. Uno, quanti ne volete? Due? Scusate. Ma voi dovete guidare. Che sta a fare? Ma voi dovete guidare. Oh, ho diventato oggetto dei buchi. La salute. Ti posso dare un altro bicchiere o lo porta ai giovani? Dai. Prendi. Grazie. Grazie. Fanno le macchie? I have a little drink, a little bit of wine. I tip the bottle back and then I'm feeling fine. Sometimes I like to smoke, I'm cooking for a laugh. I have myself a coke and then I lay right on back. It's just the state of mind, it's mine.
Vuole un po' di succo di mela. Vuole un po' di succo di mela lei. Grazie. Vedete questo di carboidrati. Grazie. Bene, lei è? Io, Paolo. Paolo come? Di Ciaccio. Molto bene, lei cosa fa qua? Cosa rappresenta? Io ero qui di passaggio, però abbiamo messo su uno stand il Sudtirol che casualmente ha incrociato 400 ciclisti. È andata abbastanza bene, pare, perché tutti non ci hanno credito, pensavo peggio, eh. Sì, sì, infatti abbiamo visto, la fila è stata poca. Eh sì, perché abbiamo detto che c'era il refill gratis. Ma lei è lei è responsabile, è responsabile di tappa? Sì, ma così sotto banco in realtà, cioè non si dice. Ah. In realtà c'è un'altra una ragazza che intanto passa. Quindi c'è stato un ammutinamento, c'è stato. È stato un ammutinamento interno, sì. Va bene. Diciamo che è diventato responsabile gli ammontati tavoli. Ah, ho capito. Sì, quindi sì, c'è stato un po' un, diciamo, sì, un approccio bottom up. Sì, 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 è stato molto bene. Quindi che c'è l'allietamento musicale che è appena terminato, ma insomma c'è stato finora. Ma guarda, noi li abbiamo allietati con succo di mela, quindi loro hanno ricambiato. Ah, hanno ricambiato. Erano qui fuori, li abbiamo bloccati. Penso sia va bene comunque sia. Sì, sì, questa è la benzina del domani. Esatto. Poi il primo che è passato, però qui non si mangia niente, No. Il primo. Tappa è questa? Questa è la terza tappa, il Pincio. E cosa si mangiava qua? Allora, qui si mangiava per i più veloci, che sono stati molto veloci e rapidi. C'era un piatto cileno che era di formaggio, peperoni con la patata e l'insalata. E poi c'erano i bibanesi. Ah, buoni quelli! Che si faceva pure la zuppetta sulla cremina cilena. Uh-huh. E in più c'era il tagine. Che si vedono ancora alcune scatolette lì. Quello era grande, era quasi un pasto. Era quasi un pasto, hai mangiato bene. Sì, sì. E poi un bicchiere di vino rosso. Bene, come ve la siete cavata? C'era tanta fila? No. No, io la fila non lo so se c'era, perché stavo prima della fila. No, penso che ve la siete cavata in una ventina di minuti massimo, quindi siete andati abbastanza bene. Velocissime, sì, bene. Sì, molto bene. Purtroppo davamo troppo cibo, la prossima volta vi daremo meno cibo. Che cosa vogliamo? So long, 'cause I'm gone. Don't you worry about me, baby. Won't be coming back home. But you go back to me. Well, that's what you said. But you were just happy. Ah, grazie di essere venuti, grazie mille, non mi aspettavamo. Grazie mille. Anche di qua, un bicchiere di vino preso con delicatezza. Ciao, involontario. Bene. Ciao. Ah, bella vita. Le posate di là, grazie. Qua? Sì. Grazie. Sei chicca? Sì.
e responsabile della quarta tappa della Magnalonga. Bene, com'è andata? È finito tutto da mangiare? No, in realtà credo che qualcuno si sia staccato perché ha avanzato un bel po', oppure hanno mangiato troppo prima. Siete stati talmente bravi che avete fatto anche cose in più. Sì. Bene, è stato difficile organizzare questa tappa? No, non è stato difficile, eravamo tanti e ci sono venuti ad aiutare quelli delle altre tappe. Bene, e qual è stata la cosa più bella che ti hanno detto? Oddio, la cosa più bella che mi hanno detto è che la Magnalonga è molto divertente, che valeva la pena di venirci. Beh, questo è chiaro. Senti, invece so che tu hai anche organizzato un po' tutta la Magnalonga, hai partecipato, hai risposto alle mail. 1500 email nell'ultimo mese. Ho capito. Senti, e qual è stata la cosa più divertente che ti hanno scritto? Me ne hanno scritte tante e le pubblicheremo a breve. Fantastico. Grazie, ciao! I'm gonna set you free. You better forget those other guys. You and me, honey, can laugh and laugh all night. So let's dial on all the time. Another round, tip the bottle back. Don't look down. Questo è un tramezzino. Eleonora lo sa benissimo. Eleonora, cos'è? È un tramezzino floreale. Va bene, chi è responsabile di questa tappa? Credo Claudio Barucca, ecco. No, già, è vero. Vabbè, poi gli faccio un'intervistina. Alla grande! Eccolo qua! Ci siamo? Ci siamo? Prego, vai! Allora Domizio, voto da 0 a 10 a questa Magnalonga. Ma posso dare solo che 10 io. Ma tu sei di parte! Certo! Va bene! La fontanella crocche dell'aria, sì. Allora, la tappa più bella per te? La tappa più bella è l'ultima. Questa? Sì. Perché? Ma perché ci sono le biglietti, perché c'è il tramezzino floreale. La tappa più brutta? La prima. No, ero solo io, Domizio, ma che sì? No, perché non eravamo organizzati. Non eravamo organizzati. No, no, va no, bene, no. Allora, ultima domanda. Descrivi con un aggettivo questa Magnalonga. In camera. È meraviglioso, guarda. Meraviglioso. Grande! Grande! Perché è la quarta che facciamo insieme. Eh sì, eh sì, 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 sì. Ok, grazie. Grazie Domizio. Grande. Un aggettivo alla Magnalonga 2012. Travolgente. La migliore tappa? La migliore tappa è la tappa prima. E la peggiore? La prima. Barucca, guarda in camera. Effetti secondari della Magnalonga. Fatti una domanda e datti una risposta. Sempre. Ciao. No, sì, un aggettivo per definire la Magnalonga 2012. Perfetto. Troppo. La tappa più bella. Perfetto. Sei ubriaco? Perfetto. Ciao, ok, sì. Un aggettivo per definire la Magnalonga 2012. La tappa più bella? La riparai l'anno prossimo? Ok, ciao! Ciao! Tipo che devi dire una Magnalonga 2012, difficilissimo, divertente. La riparai l'anno prossimo? Sì, la tappa migliore? Ma dove devo fare? Sì, il pincio direi! Il pincio, grazie, andiamo!